Sono qua col Paccio, parla in italiano in realtà, tranquillo. Andiamo a Brescia, il negozio top. Vediamo. Brescia Dischi represent. Vediamo se c'è qualche chicca. Bella. Nice. Yeah bro, damn. Fuck yeah. Bella raga, siamo qua fuori dal Lio Bar, dove tipo, non so, nel 2015, qualcosa del genere, ero venuto per ascoltare Calcutta. Avevo organizzato il tour, si vede che non era ancora esploso. Quando è arrivata questa data era esploso. Quindi fondamentalmente sono rimasto qua fuori, l'ho ascoltato appoggiato a quel muretto lì. Mi è sempre fatto strano il fatto che questo è un bar il cui accesso è delimitato dai binari del treno. E mi dico, cazzo, la gente viene qua a ubriacarsi, eccetera, e c'è il binario del treno davanti. Boh, non mi sembra molto safe. I'm working on dying. Days in the summer light. Penny X. Bro. Non c'è male. Hai adocchiato qualcosa? Sì, il problema è che è troppa roba che vorrei. Quello lì copertina la lucida, apribile, laminata, me lo ricordo. No, questo ad esempio poteva essere interessante come quello lì. Manoni. Dai bro, dai. Io ci credo. Dai, ne ho alcuni della Manoni. Anche questo qua non è facilissimo da trovare, no, niente. Più di così, andiamo qua a 40. A posto così. Su uno sì, sull'altro no. Sì, grazie. Grazie. Buongiorno. Easy. Ha messo la panna a tutti e due, bro. Ehi. Allora raga, dopo una giornata di coppattine, il Paccio mi farà vedere come lava i suoi dischi. Cioè, io non sapevo neanche se pulissero. Puliamo i dischi allo stesso modo in cui il Vane pulisce la beretta dopo averla usata. Presente. Bella per Massimo. Ma l'hai preso anche questo su Marketplace? Questo? Eh? No, questo su Amazon, come tutti i comuni mortali. Spincare.co.uk. Mi sembra di capire che non è un'azienda tanto grossa, ma le cose sue che ho preso ci stanno tutte. L'unica roba è che non fa le buste doppie per i vinili, perché io vorrei le buste, due tasche, una sigillabile per la sleeve, quella di cartone, e una per il disco. Invece non le trovo, cazzo. Le trovo solo in Canada. Busy Boys e vabbè Igor, che grazie per il regalo. Igor, no, non sapevo che fosse uno dei tuoi dischi nuovi. Io pulisco Persona di Marra. Mi girano un po' le palle che non ho preso la versione speciale Black Friday in vinile bianco, bla bla bla, perché ho detto aspetto, ma in realtà lo sapevo già che comunque alla fine l'avrei preso, tanto voleva prendere la versione speciale. Allora, questa è la nostra macchinetta, diciamo, per lavare i vinili. Questa è la rastrelliera, penso sia il termine, dove li metti ad asciugare dopo averli lavati. Poi qua, vabbè, coperchio. Casino che fa. Abbiamo le due spazzole di velluto, fregheranno sul disco, e i due rulli su cui il disco appoggia per lavarlo. Riempiamo la macchinetta con acqua distillata. È importante che sia distillata, perché sennò, non lo so, giusto, sali minerali, quelle cose lì, corrosione, anche se non è metallo, non so bene cazzo c'entri, però distillata è meglio. Poi aggiungiamo la soluzione Vinyl Record Clean and Fluid. La 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 la
sempre un po' un casino tirarli fuori, perché queste spazzole qua, soprattutto quelli più spessi, quelli da 180 grammi, come mi sembra che sia questo. Bene raga, ancora così, è stato molto educativo. Adesso voglio provare con l'altro disco e vediamo cosa esce. Ti ho osservato prima, mi hai detto 3 da un lato e 3 dall'altro, cioè 360 gradi. 3x3 è 60, fa? 1080. Nice. Figa, si vede che queste cose le hai imparate su Tony Hawk. Sì, è bello. È più duro del previsto, sì, beh. Che non voglio. Fidati, fidati. Così va bene. No, coi palmi sull'esterno. Oh. Daga, daga, come si dice qua. Un, dois, dois e meidu, treis. E adesso? Switch. 3. E adesso? Buono. Adesso va estratto. E adesso? Yeah! Io non so cos'è l'amore, ma so che io la voglio e lo vuole. Voglio farmi del male e poi farti del male, perché non esiste piacere senza dolore. Lo facciamo al cuore. Io non so cos'è l'amore, ma so che io la voglio e lei lo vuole. Voglio farmi del male e poi farti del male, perché non esiste il piacere. Niente raga, sono alla fine di un altro video. Questa è stata la giornatina mia di Paccio, che siamo andati al negozio di dischi, poi abbiamo pulito i dischi nuovi. Se vi è piaciuto questo stile di video, noi vogliamo andare in altri negozi, prendere altre robe, portarvi un po' in queste avventure analogiche, perché il vinile è... al suono più caldo. Se sei arrivato fino a qui, sei nuovo al canale, ti ringrazierei un sacco se ti iscrivessi per supportarci. Se vuoi lascia anche un like, un commento, che non fa di certo male. Grazie mille Paccio per essere stato con me in questo video. Qua potete trovare altri video del canale, se non li conoscete potete fare un po' di binge watching. Io sono Elio Gome e noi ci vediamo alla prossima. Bella.